Bene, dunque ci siamo lasciati forse qualche mese fa. Qualche mese fa abbiamo fatto una carrellata importantissima sulla parte dell'acqua, che è uno dei miei amori. Voi sapete che l'acqua riveste un ruolo fondamentale, non soltanto perché nasconde dei segreti che ancora noi non siamo riusciti completamente a svelare. Però devo dire che ci stiamo impegnando a fondo perché questi segreti comincino a emergere. Allora io faccio una carrellata veloce per ricordare ad alcuni di voi, soprattutto ai nuovi, è che l'acqua effettivamente, guardate, c'ho in mano qui un bicchiere e la prima cosa che mi domando è, ma insomma, questi H2O che vedete rappresentati, ecco, nella mia immagine qua, non vi dico quanti sono perché non saprei rispondere a questa domanda, ma come si collegano tra di loro questi H2O? Che sono tanti, sono veramente tanti. Beh, io penso che si collegano, visto che vedete c'è una rappresentazione con una palla grande rossa che è l'ossigeno e due idrogeni. Beh, gli idrogeni sapete che sono caricati positivamente, l'ossigeno ha una carica negativa. E quindi, ma suppongo, vedo, è logico che ritengo che le cariche positive vengono in qualche modo attirate dalle cariche negative e quindi ci sarà una specie di equilibrio di tipo elettrostatico, ovvero, vi ho detto, le positive vengono attirate dai negativi, i negativi attirati dai positivi. Ma questo mi sembra logico. Ma le cose però non sono proprio così come ve le ho raccontate io. Perché? È perché l'acqua, lo vedremo poi nella seconda parte, gioca un ruolo fondamentale nell'interno del corpo umano, perché noi in fin dei conti ci interessa l'acqua del corpo umano. E l'acqua del corpo umano sembrerebbe quasi un particolare. Noi medici ci occupiamo di tutto, ma non teniamo conto del fatto che l'acqua per noi medici rappresenta il 70% del nostro peso. Nostro peso. Ma se io conto le molecole dell'acqua, quindi questi H2O, li vado a contare. Quanto pesano nell'interno dell'organismo? Quante sono le molecole d'acqua H2O? E ve lo dico io quante sono. Sono il 99%. Avete capito bene? 99%. E noi ci occupiamo dell'1% come medici, dimenticando l'acqua. Ma voglio farvi un esempio e lo faccio molto volentieri prima di andare a vedere le meraviglie dell'acqua. Oh, sono veramente innamorato io, della questione dell'acqua, perché adesso vedrete cosa vi dirò. Le meraviglie dell'acqua, ma nel corpo umano, sono davvero meraviglie che capitano nel corpo umano. Perché? Perché succede qualche cosa. Badate bene, succede qualche cosa che se non ci fosse l'acqua non succederebbe. Perché? Per quale motivo? Allora vi faccio questo esempio. Quante sono le altre molecole dentro il corpo umano? Non lo so, non mi interessa neanche. Ma se io a questo punto le togliessi dal corpo umano, cioè le N molecole, le togliessi dal corpo umano e le mettessi in un reattore chimico. Cosa vuol dire un reattore chimico? Un contenitore, in fin dei conti. Ne stabilisco le condizioni di pressione,
Di temperatura. Beh, posso dire quanto può essere la temperatura del corpo umano, ve lo dico subito, 37 gradi. Le condizioni di pressione sarà dove mi trovo. Io in questo momento sono a Milano, parlo da Milano, sono nella bassa più totale, sono a livello del mare, dai. Quindi la pressione del livello del mare. Bene, allora stabilisco queste due condizioni, pressione e temperatura. Poi stabilisco che cosa? Il tempo. Tenete presente che nel corpo umano le reazioni che si verificano avvengono ad una velocità incredibile e avvengono tante, 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 quindi numerosissime, in tempi brevissimi. Ma io esagero, nel mio reattore esterno al mio corpo io dico: ma facciamo il conto, diamogli pure 5 minuti. Ma sei esagerato 5 minuti? Sì, ma chi se ne frega? 5 minuti. E voglio vedere che cosa succede, che cosa scopro. Se le reazioni io le chiamo A, B, C, D, E, N, cosa scopro? Scopro che dopo i 5 minuti io apro il reattore e troverò che la molecola A si è collegata con la B. Trovo che la molecola A si è collegata con la C, la A con la D, la A con la E, puntini, 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 la A con la Z. Poi troverò la B che ha fatto un accordo con la C, la B che ha fatto un accordo con la D, eccetera, eccetera. Poi troverò la C che ha fatto un accordo con la A. È la miseria. Che combinazioni incredibili avvengono fuori dal nostro corpo, dentro un reattore. Cioè, queste molecole fuori dal corpo umano se la fanno con tutte, avete capito bene? Tutte. Ma scusa, ma nel corpo umano avviene questo? Se la reazione del corpo umano deve essere a Z, e avviene a Z, non è che a un certo momento avviene A, B, A, C, A, D, eccetera, eccetera, eccetera. No, avviene a Z. E allora ci si pone il problema. Scusa, ma se fuori è così, le molecole sono poco serie, se la fanno con tutte, è dentro il corpo umano? E dentro il corpo umano invece A dice: faccio l'accordo con Z. E chi gliel'ha detto? E com'è possibile? E questo è il problema. E qui la meraviglia dell'acqua, qui la meraviglia dell'acqua. Già all'inizio del Novecento, però, c'è stato un grande ricercatore che ha preso il Nobel. Era un clinico, ma era più un biochimico. E lui ha preso il Nobel, pensate bene, perché aveva ipotizzato, non è che aveva dimostrato, La dimostrazione è poi arrivata molto dopo e devo dire che è arrivata da un gruppo di fisici nostri, noi proprio. Ma quello là, Gheorghi, aveva ipotizzato che le molecole, se si incontrano, non si incontrano a caso. Ci deve essere qualcheduno, ci deve essere un regista, lui l'ha chiamato un regista, che fa incontrare queste molecole. Il regista, badate bene, ha considerato che il regista, poi l'approfondiremo nella seconda parte, quando vi parlerò di altre cose. Il regista è il campo elettromagnetico. Mi viene quasi da ridere, il campo elettromagnetico. Ma dove il campo elettromagnetico? Dove? Nell'acqua. Nell'acqua. Eh sì, sai, il 70% di peso è l'acqua, ma il numero delle molecole è il 99%. Avviene lì dentro. Ma lì dentro dove? Qua, come questo che vi ho fatto vedere nel bicchiere? O l'acqua si organizza in altro modo dentro il corpo umano? Perché qui si organizza come se fosse una catena, sì, vi ho detto, ci sarà un equilibrio di tipo elettrostatico, quindi le cariche negative che vanno
attaccate alle positive, quindi c'è questo equilibrio. No, non è così. Non è così. Nel corpo umano le molecole si organizzano in quello che noi fisici chiamiamo domini di coerenza. Cosa? Domini di coerenza. Ma i domini di coerenza quali sono? Guarda un po', questo era l'acqua, la prima slide di sopra era l'acqua nel mio bicchiere. Quella sotto sono molecole d'acqua che, guarda un po', sono attirate col più e il meno e compagnia bella in un certo modo, ma sono in regime di coerenza. Cosa vuol dire il regime di coerenza? Vuol dire, faccio questo esempio così lo capite bene, se io accendessi la musica e a questo punto invitassi, oggi non lo posso fare perché siamo in coronavirus tempo, quindi non posso farlo, ma no, li chiamo dentro tutti e dico, ballate un po' sul ritmo di questa musica e se entra un gruppo di persone che appartiene al corpo di ballo, questi qui danzano in modo coerente e gli altri cercano di imitarlo, ma sono così balordi, squilibrati, eccetera. Si vede la miseria, ma guarda che schifezza. Mentre il corpo di ballo oscilla, balla, si muove in maniera coerente. E l'acqua del corpo umano è il corpo di ballo, che oscilla in modo coerente e dentro lì, Gheorghi l'aveva ipotizzato, lì nasce il campo elettromagnetico. Colleghi, avete capito la prima cosa pazzesca che capita nel corpo umano? Avete capito? Cioè il regista de che nasce dentro l'acqua in coerenza, in questo dominio di coerenza in cui le molecole di H2O sono organizzate, lì che cosa succede? Suspense. Che cosa succede? Succede che se la molecola A e la molecola Z, e qui non faccio il fisico perché sennò se faccio il fisico vi spacco il cappello in quattro. E quindi concedetemi questa approssimazione, che è un'approssimazione quasi vicino alla realtà dei fatti. Ma come fisico direi, eh no, combini un errore. Ma voi passatemelo questo errore. Non faccio una lezione di fisica, faccio una lezione di medicina. E a questo punto, se A oscilla con la stessa oscillazione del dominio di coerenza di queste H2O, A e Z altrettanto oscillano con questa frequenza di oscillazione, nasce una forza incredibile di attrazione che scansa tutti gli altri e fa la reazione a Z. Ecco la prima cosa meravigliosa dell'acqua, in questo caso del corpo umano, non del bicchiere. Poi parleremo anche dell'acqua del bicchiere, che anche questa ci stupirà molto. Però l'acqua del corpo umano ci ha permesso di dare giustificazione a tutte le reazioni biochimiche che avvengono e che i medici biochimici non hanno mai saputo spiegare, mai saputo spiegare. E se non ci fosse stato il campo elettrico? Ma questa è biofisica e preparatevi alla seconda parte della mia lezione. Questa è biofisica, non è più chimica. Campo elettro, campo elettromagnetico. Nasce una forza. Allora uno potrebbe dire,
Bravo Spaggiari, molto bravo. Allora significa che nel corpo umano c'è solo una reazione, la Z. No, no, perché? Perché no? È perché nel momento in cui A incontra Z, in quel dominio di coerenza lì, che adesso ve lo faccio vedere meglio più in dettaglio, eccolo qua. Guarda che bello quel dominio di coerenza. Guardate, ne ho fatte un po', ve ne ho disegnate alcuni, uno più grande, uno un pochino più piccolo, e poi ci sono quegli H2O lì, belli, tranquilli, che vanno, girano intorno al dominio di coerenza e sono il corpo di ballo, quello che non sapeva ballare. Invece gli altri sono corpi di ballo che vanno molto bene, che oscillano molto bene, è un piacere vederli. Ma perché? Se A incontra Z, nasce la reazione a Z. Ma se nasce la reazione a Z, questa reazione che è biochimica fornisce energia all'acqua del dominio di coerenza. E fornendo energia, vi avevo fatto vedere prima, guarda, che oscillava così, guarda, adesso avviene la reazione a Z e questo oscilla così, perché gli ha fornito energia. Eccolo. Quindi vuol dire che è in grado di attirare nel dominio di coerenza altre molecole che oscillano con questa nuova frequenza. Porco, vi ho spiegato il trucco. Adesso, biochimici, ecco. Ho spiegato il trucco. Avvengono le reazioni non in maniera casuale, ma in maniera organizzata. E badate bene, che se a questo punto la reazione, l'incontro tra queste molecole non fosse organizzato e quindi il campo elettromagnetico non fosse stato in grado di attirare in maniera corretta, al momento giusto, al tempo giusto, le molecole giuste per fare l'incontro giusto, avremmo la patologia. E certo, perché? È perché le molecole non si mettono al momento giusto, al tempo giusto per fare la reazione giusta. Se fosse casuale, cari miei, tutte le reazioni sarebbero casuali, ovvero sballate. E quindi noi saremmo ricchi, ricchissimi di patologia. Non ci sarebbe la vita, non ci sarebbe la vita organizzata, così come noi la vediamo, così come noi la studiamo, così come noi la osserviamo. Ecco allora il primo grande, meraviglioso segreto dell'acqua. Ho detto quella era l'acqua del corpo umano, ma dovevamo per forza dirlo, perché sembrerebbero nozioni queste che non hanno senso l'una con l'altra. E invece no. La scienza che proviene da altre conoscenze, che sono scienze, messe tutte insieme, giustificano molte delle cose che noi medici abbiamo studiato senza che nessuno ci avesse spiegato fino in fondo come avvengono, perché avvengono. E questo è un discorso di coerenza. Questo è un discorso di coerenza che vedremo dopo, nella seconda parte, quando parlerò di coerenza, di informazione. Ecco qua. Allora, il primo grande, meraviglioso segreto dell'acqua ve l'ho detto. Ma siccome io devo terminare comunque, ecco, questo è una rappresentazione che mi fa molto piacere. E che cosa dice questa qua? E dice, guardate, che i domini co di coerenza nell'interno del corpo umano sono rappresentati da quella sfera interna che io ho voluto disegnare. E vedete che la sfera interna è circondata da un cubo. Bene, l'acqua coerente nell'interno del corpo umano è quello rappresentato dalla sfera. E gli altri puntini che voi vedete sul cubo è la parte incoerente.
E se uno mi dicesse, beh, Spaggiari, ma qu quanto è la parte coerente rispetto alla parte incoerente? Direi che vince la parte incoerente. È più acqua incoerente nell'interno del corpo umano rispetto a quella organizzata. Ma vi dico di più, vi preannuncio una cosa più importante ancora, che io posso. Con sistemi non da stregoneria, con sistemi che sono scientifici, poter attirare nell'interno del dominio di coerenza quegli H2O che a questo punto mi girano intorno, non entrano, ma guarda caso io con sistemi che possono essere l'impiego di campi elettromagnetici. Ritorniamo qua di nuovo con l'impiego di campi elettromagnetici esterni. Posso modificare il volume del dominio di coerenza facendo e attirando H2O liberi che sono dentro quel cubo, che sono rappresentati molto bene da quel cubo. Posso in effetti attirarli dentro nella mia sfera e quindi aumentare. Uno potrebbe domandarsi: eh beh, ma sì, ma l'abbiamo vista nella slide precedente, guardala qua, eccola lì. Ci sono dei domini di coerenza, guarda, ho detto grandi, grandissimi, quello estremo all'estrema mia destra, oppure quella all'estrema sinistra in alto. Sì. Allora ci sono livelli diversi di domini di coerenza. E certo, vuol dire che questo potrebbe oscillare così, ma se io lo unisco e attiro qualche altro dominio di coerenza, l'oscillazione potrebbe essere più ampia ancora. Bene, allora ci sono livelli di domini di coerenza. Vabbè, adesso allora io torno all'acqua. Salto, 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 salto. Oh, guardate, ho in mano un libro meraviglioso, meraviglioso. Qui c'è scritto la quarta fase dell'acqua. E la miseria, cos'è la quarta fase dell'acqua? È un altro segreto. Oh, ma quanti segreti nasconde questo cavolo di acqua? E ne nasconde una massa incredibile. Dell'acqua non sappiamo quasi niente. Sì, io posso dire, quando ho studiato fisica, dell'acqua mi ricordo, e devo dire che sono stato convinto, l'acqua può essere liquida, questa qua che vedete nel mio bicchiere. Se la riscaldo, può diventare vapore acqueo, quindi un gas, e se lo raffreddo, può diventare ghiaccio. Questi sono gli stati dell'acqua. Basta, finisce lì. No, 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 no. Perché? Perché questo ricercatore, direttore di uno dei più importanti istituti di ricerca americani, che si chiama Pollack, che ha fatto un dibattito con me sull'acqua. Guardate, io piccolo così, lui è un gigante. E quando mi ha fatto vedere quell'immagine che voi state vedendo, io ci ho ragionato perché non la conoscevo quell'immagine lì, eh? E adesso io ve la simulo, ve la simulo. Guarda, ho preso una cannuccia, la vedete, questa cannuccia azzurra? Se io infilassi questa cannuccia azzurra dentro l'acqua, eccola qua, l'ho infilata. Ma voi sapete cosa succede? Succede quello che adesso io vi spiegherò. E che non sapevo. L'ha spiegato Pollack, l'ha scritto Pollack, l'ha dimostrato Pollack. Guardate, la mia cannuccia che ho infilato nell'acqua è quello che voi vedete all'estrema,
sinistra di colore azzurro, azzurro scuro. E supponete che questa cannuccia azzurro scuro sia negativa, abbia una carica negativa. Allora, se io infilo dentro qua, se io infilo dentro nel, qua, nel bicchiere, eccola qua, e se la cannuccia è negativa, attirerà delle cariche positive. E certo, ovvio, questa è la logica. No, signori, sbagliate. Perché? È perché intorno alla cannuccia, quel negativo che secondo noi fisici doveva necessariamente attirare delle cariche positive che sono dentro all'acqua, avete visto, no? Nella prima slide che vi ho fatto vedere, in cui c'era l'ossigeno e l'idrogeno, vi dicevo, oh, l'ossigeno è negativo, l'idrogeno è positivo, quindi è chiaro che se io ti metto dentro una roba che è negativa perché ha delle cariche negative, è evidente che attira delle cariche positive. Questo qui me l'hanno insegnata neanche a fisica, me l'hanno insegnato quando ho fatto le medie superiori. Ma non è così. Non è così. Perché intorno alla cannuccia è come se quel negativo che è rappresentato dalle cariche della cannuccia si potesse espandere dentro l'acqua in una zona che è stata chiamata Z. Zona di esclusione. La miseria, ma cos'è sta roba qua? Madonna mia! Ma allora io che faccio il fisico, ma faccio il medico, mi è venuta un'idea e l'ho detto a Pollack. Ho detto, ma se è vero quello che tu stai dicendo? Ma io penso alla cellula, faccio il medico. Pollack, io faccio il medico. Ma se la cellula dentro è negativa, dentro è negativa, badate cosa vi sto dicendo. Aprite bene le orecchie. Ma se è negativa la cellula dentro, e questa è la barriera della cellula, e quindi è negativa qua. Non è vero che attira i positivi, ma ha detto Pollack. Vuol dire che qui intorno alla cellula, si crea una acqua, zona di esclusione, acqua, zona di esclusione, acqua diversa da quella che c'è all'estrema destra dove io ho messo tutti i più. Diversa, con delle caratteristiche che misurate sono profondamente diverse. Cambia il pH, ma cambia soprattutto la concentrazione delle cariche negative. È pazzesco questo. Ma perché io vi faccio tutto questo grande pistolotto? Perché? Perché? Ma perché faccio il medico, colleghi medici, colleghi biologi che mi state ad ascoltare? Perché? Ah, perché allora ti dico io cosa posso fare. Ma allora io posso proteggere le mie cellule dagli attacchi di cosa? E di virus, di batteri, di microrganismi. Ascoltate quello che sto dicendo. Perché? È perché se io ho un negativo che posso espandere e spostare di là. I virus, i batteri, i microrganismi sono cariche positive che attaccano la cellula e possono attaccare la cellula. E io che faccio? Io le sposto più in là perché attraverso. E ve lo dimostrerò, non è che sono parole buttate al vento, ve lo dimostrerò.
che attraverso l'impiego di campi elettromagnetici possono spostare il livello della zona di esclusione, posso allontanarla, posso modularla, posso restringerla se mi conviene o posso allargarla. Pollack, questo è geniale. E quando mi sono confrontato con lui e ho detto questo, lui mi ha guardato e mi ha detto: professore, ma lei ha proprio ragione. E dico: no, non sono io che ho proprio ragione, è lei che mi ha dimostrato questo. E io ho fatto un passo avanti, ho fatto un passo avanti nella biologia, ho fatto un passo avanti nella medicina, perché così facendo dimostro ancora di più per i colleghi che sono increduli e che non vogliono capire e non vogliono mettersi a confronto con una scienza che è scienza davvero, ovvero la fisica, non si mettono a confronto su questa nuova e possibile realtà. Ecco qua. Ma che è pazzesco. D'altra parte, vi devo dire una cosa, ci tengo sempre a dirla, questa cosa qui, quelli che magari mi hanno sentito più volte diranno: eh beh, ma è quasi come se... se dicesse le stesse cose. No, queste qui non sono le stesse cose, queste sono cose molto molto diverse, queste sono molto moderne, sono molto futuribili. Ma qui c'è il futuro della conservazione delle nostre cellule. Ma scusa, ma San Francesco, ecco cosa dico sempre: San Francesco, protettore d'Italia. San Francesco, nel Cantico delle Creature, quando ha parlato della sorella acqua, lui ha detto: umile, utile, preziosa, sono termini che tutti possono capire, che tutti possono tranquillamente giustificare. Umile, utile, preziosa. Poi ha detto casta, casta. E mi sono domandato più volte, ci ho pensato, ripensato, ma perché San Francesco ha detto che l'acqua può essere casta? Adesso lo traduco, l'ho tradotto, lo continuo a dire e dico: San Francesco, quanto avevi ragione. L'acqua è casta perché è tutta da scoprire, tutta da scoprire. E Pollack ha scoperto una roba che chi l'avrebbe immaginato? Ma quale? Qual è il quarto stato dell'acqua? Che quello lì è un liquido. E sì, ma un liquido che cambia le caratteristiche del liquido, eh? Cambia le caratteristiche non solo, cambia le caratteristiche fisiche del liquido. Estende le cariche. Le può portare da poco vicino alla barriera a tanto. E adesso allora andiamo a vedere. E Pollack mi ha detto: ma questo effettivamente, caro Spaggiari, potrebbe essere una nuova frontiera della medicina. Ma che l'acqua nasconda un sacco di belle cose, sì, io che amo l'acqua, devo dire che me ne sono accorto da molto tempo, perché guardateli. Mi sono portati due bicchieri anch'io, eh? Guardate lì, ci sono due contenitori. Adesso seguitemi un attimo il ragionamento. Prendo di nuovo l'acqua. Vediamo un po' se abbiamo. Eccolo qua, ho trovato. Guardate, supponete che questa cannuccia qui, l'azzurra, sia una cannuccia metallica stavolta, non di plastica. E poi vedete che c'è in mano un filo di rame, no, di ottone, questo è ottone, è uguale. E se io infilassi dentro nell'acqua questi due elettrodi e li collegassi con una batteria, non ci vuole un genio della fisica a dire che se questo
bacchettina azzurra la collego col più, sarà, e questa la collego col meno, avrò la separazione degli H2O, quindi H che è positivo andrà verso il meno dell'elettrodo e l'ossigeno che è negativo andrà verso il più dell'elettrodo. Ovvero cosa ho fatto? Ho fatto la scomposizione dell'H2O in idrogeno ed ossigeno. Si chiama elettrolisi. L'avete studiata tutti, l'elettrolisi. Ma qui le cose diventano pazzesche. Perché? Ho portato un altro bicchiere d'acqua. Eccola qua. Vedete? E adesso io mi diverto, metto un elettrodo nel bicchiere di sinistra, eccolo là. E un elettrodo nel bicchiere di destra, eccolo qua. E non è che utilizzo una tensione molto bassa come in effetti io avevo nell'esempio precedente in cui vi ho messo i due elettrodi nello stesso identico bicchiere e ho fatto l'elettrolisi. Qui i due elettrodi sono totalmente separati. E uno avrà il più, questo, o il meno, come scegliete voi, e questo qui ci avrà il più o il meno, e lo sceglierete voi. E guarda caso, vado a tensioni notevoli. Non fate questa prova a casa vostra, non fatela. Anche se io col mio amico Fuchs olandese, che non è quel signore che ho voluto mettervi, che è stato l'iniziatore di questo discorso, ma è Fuchs, un giovane fisico olandese, che a questo punto che ti fa? Eccola qua che ti fa. Allora guardate, seguitemi. Metto i due elettrodi in bicchieri distinti. Accendo e do tensione all'elettrodo di sinistra e all'elettrodo di destra, uno positivo e l'altro negativo. E che succede? Succede una cosa incredibile. Perché? Perché guardate cosa succede. L'acqua del bicchiere che io ho a sinistra risale sul bordo, l'acqua del bicchiere di destra risale sul bordo, si collegano tra di loro come se io avessi collegato tra il bicchiere di sinistra e il bicchiere di destra un tubo dove scorre l'acqua. Guardatela là, guardatela, guardate questa meravigliosa immagine. Adesso tengo i due bicchieri. Guardate che meraviglia. Oh, ma sembra fantascienza questa qua, eh? Ma come? Eccolo qua. Ma il bello della vicenda è che se io allontano i due bicchieri, vedo questo tubo di acqua che a questo punto si assottiglia. Ma l'acqua scorre. Come se ci fossero, come dire, delle lingue d'acqua interno a questo tubo che scorrono una sull'altra. Ma questa è una cosa pazzesca. Perché? E perché si estende nello spazio. È come se la forza di gravità in quel tubolino ci fosse. Certo. Che se io allontano troppo i bicchieri, quel tubo d'acqua farà, come dire, una gobba e poi si spaccherà.
Ma questa è veramente un'altra cosa eccezionale. Perché guardate lì, guardate, abbiamo illuminato con una luce. E a questo punto, guardate un po', sembrano che nascano i colori dell'arcobaleno sull'estremo a destra del bicchiere di sinistra e sull'estrema a sinistra del bicchiere di destra. Sono senza parole, anzi, non sono senza parole, dovreste essere voi senza parole. E a questo punto ritorno al mio amico Pollack. E al mio amico Pollack ha fatto una serie di esperimenti. Questo è un genio dell'acqua. Ha preso del gel, guarda, vedete quel parallelepipedo lì, c'è scritto anche gel, quindi no, non ci vuole molta. Un gel. Sono riuscito a fare un bel buco lungo tutta la lunghezza di questo gel. Poi, per capire, ne nell'acqua ci abbiamo messo delle microsfere. E guarda un po' cosa è successo. Che guarda un po' anche qui, l'acqua scorre in quel tubo che io ho artificiosamente fatto, ma in una maniera strana, perché concentra l'acqua e le microsfere tutte al centro e l'acqua senza microsfere. Ma cavolo, ma questo Pollack è quasi come San Francesco, mi continua a far vedere delle cose che sono impensabili. Io avrei detto, ma certo, se ci metti le microsfere, cosa devi fare? L'acqua si mescola insieme alle microsfere e quelle lì vanno dentro questo tubo. Questo è quello che cade. No, non è così. Non è così. Non è così. E io rimango senza parole. Ma la mia lezione per voi sarà senza parole, perché tutto quello che noi stiamo dicendo ha dei riflessi nel corpo umano. Pensate alle arterie, pensate alle vene, pensate al comportamento del sangue, che è acqua, che è gran parte acqua, con dentro delle particelle importanti. E guarda un po' che succede. Orco, ma io devo rivedere tutto. Devo rivedere la fisiologia alla luce di queste cose qua. Ma chissà cosa salterà fuori tra poco. E andiamo avanti. No, andiamo indietro qua. E a questo punto lui ha dato, o ha cercato di dare delle giustificazioni. E poi un altro esperimento che mi ha colpito, ma qui non mi ha colpito neanche tanto. Perché? Perché guardate, ha preso un contenitore, lo vedete, bello illustrato lì. Poi ci ha messo dentro due elettrodi per vedere, ma scusa, ma se non c'è nessuna batteria, non c'è niente, che cosa pensi che misuri quell'acqua lì? Zero. No, mi correggo. Perché? Perché ci ha messo dentro un mattoncino di gel, quindi l'acqua normale era normale, immergo una qualunque, l'ha messo gel, io potevo metterci, guarda di nuovo, eccolo qua, ci metto un pezzettino di plastica, ci metto un pezzettino di quel che volete voi. E cos'è che ha notato? Ma questo potevi immaginarlo, perché? E perché se tu immergi nell'acqua un qualche cosa, ve l'avevo spiegato, spero, molto bene prima, che intorno a quel mattoncino lì si crea uno stato diverso dell'acqua, che abbiamo chiamato
zona di esclusione Z, ricordatevi adesso quando vedete l'acqua e pensate che immergete qualcosa nell'acqua che va a modificare lo stato delle caratteristiche biofisiche dell'acqua lì, perché ti fa la zona di esclusione. E guarda un po', allora se l'elettrodo di sinistra va non nell'acqua normale, ma va nell'acqua della zona di esclusione, guarda quello strumento che si chiama volmetro, ovvero uno strumento in grado di dimostrare se c'è differenza di potenziale, ovvero tensione. E guarda un po' che fa. Orco Giuda. Lì dice si sposta. Ma vuoi dire allora che io posso dall'acqua creare una batteria? Sì, cari, la risposta è sì. Rimango senza parole. Ve la sto spiegando, ma rimango sempre senza parole. L'acqua può fungere da batteria. Poi, ma l'acqua ha delle proprietà incredibili, eh? Eh sì. Allora, in futuro sapremo come produrre tensioni. Potremo pensare di produrre batterie all'acqua, non quelle che voi pagate, che sono batterie sempre più sofisticate, sempre più care di prezzo. E no, dall'acqua io posso fare generare tensione, batteria. Questa qui è una, eccola qua, eccola qua. Eccola qua. Qui il mio amico Pollack ha fatto una sperimentazione con i suoi allievi. E guardate, abbiamo il tubo esterno, eh? Tubo esterno, facciamo circolare acqua. Ci infilo dentro una barra lunga caricata in modo negativo, che è al centro, quel coso nero che voi vedete al centro. E cosa vede? Faccio scorrere l'acqua. Beh, forse questa qui me l'hai già detto, Spaggiari. Sì, se questa qui è la sfera che io metto dentro, che carica negativa, posso creare all'esterno della sfera la famosa EZ, zona di esclusione, bene, che è negativa. E se ti metto un positivo, e se nella barra che metto dentro nel tubo dove scorre l'acqua fosse caricata positiva, e beh, chi se ne frega, ti creerà un'EZ positiva, perché ho detto, a secondo la carica che tu metti dentro, potrebbe essere la creazione di una zona di esclusione che è negativa, se la carica che tu metti è negativa al centro, potrebbe essere positiva se tu metti il positivo. Ma questo è un'invenzione che, voglio dire, poteva essere già matematicamente dimostrata con quello che vi avevo detto. E qui è fotografata le Z, e la mia cannuccia nera, blu, che ho messo qua all'estrema sinistra, di sopra, guardate un po', guardate un po', dunque. Ho messo la cannuccia dentro, la prima immagine di sopra. Ho creato la zona di esclusione Z. E poi cosa ho fatto? Mi è venuta la voglia di fornire energia all'acqua. Come? Immagine sotto. L'ho illuminata quest'acqua. L'ha illuminata.
Sì, con una lampadina, ciao, t'ho messo, t'ho, bicchiere, ritorno al bicchiere, eccolo qua, infilo dentro la cannuccia, creo la zona EZ, che è la prima di sopra, lassù, poi adesso prendo una lampadina, illumino l'acqua, guarda un po', cos'è successo? Orco Spaggiari, ma è quel che avevi detto tu, che attraverso un campo elettromagnetico, in questo caso la luce, fotoni, ma i fotoni ve l'ho spiegato già all'inizio di tutte le mie lezioni. I fotoni li vedi? È luce. Ma è un campo elettromagnetico il fotone. Quindi quando voi parlate di fotoni o campi elettromagnetici è sempre la stessa cosa. La questione è che la luce la vedi e dice è luce. E i campi elettromagnetici non li vedi, non li senti, non li fiuti. Ma sono esattamente come i fotoni, che non vedo. E guarda un po' cosa è successo nell'immagine sotto. Ho aumentato le Z, ho aumentato la zona di protezione della mia cannuccia. E caspita, sembrerebbe quasi davvero fantascienza, Orco Giuda. Quando da piccolino, vedendo i libri di fantascienza, quanti ce ne sono stati, vi ricordate? Lancevamo i missili intorno alla Terra, diciamo, gira intorno alla Terra. Poi vedevamo anche che mettevamo su questa specie di contenitori ci mettevamo anche gli uomini, gli animali, cioè, che fantasia, Madonna, che fantasia. E poi un missile arrivava sulla Luna, creavamo delle cose artificiali intorno alla Terra, andiamo sulla Luna, no, adesso no, guarda, andiamo anche su Marte, no, andiamo su non so che cosa. Beh, che fantasia che hai? Ma come? Quella lì era fantascienza. Ma cosa è successo nel tempo? Abbiamo commutato la fantascienza in scienza. Guarda nell'acqua. Guarda nell'acqua. Ma chi l'avrebbe detto? Chi l'avrebbe detto? Questa è fantascienza. No, no. È scienza dimostrata. E poi faccio una marcia di avvicinamento a dei concetti stupendi. Qui ho voluto dire, beh, quali sistemi hai di radiazione? Boh, ce ne sono un fottio, guarda. Non so, nella prima immagine là di sopra ho fatto vedere il sole con quelle specie di robine così, che vanno sulla Terra. Radiazione solare. Ah, ti scalda il sole, uè. Ti abbronza. Poi ho messo una cosa che ho messo, ma che purtroppo mi fa anche qualche dispiacere. Alla sinistra del sole ci ho messo un'antenna radiante, 4G, 5G, fra poco il 6G, il 7G, l'8G, la Madonna mia. Dio mi salvi. Poi ho messo nella seconda immagine un telefonino, aiuto, 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 aiuto. Telefonino, guarda, 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 guarda con tutte quelle bisce che escono dall'antenna, che sono onde elettromagnetiche. Poi ho messo un televisore, no, no, lì ho messo un bel forno a microonde con dentro un pollo, guarda, non mi ricordavo neanche più dell'immagine questa, ho messo un pollo. Guarda quanta radiazione, guarda, 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 li riscaldi, li cuoci per vibrazioni delle molecole del pollo. Pensa che frequenze bestiali elevate utilizzerai per far vibrare delle molecole del pollo. Povero Cristo, già morto, ovviamente. E poi in fondo. È una banalità, calorifero, calore radiante del calorifero, è forse il meno tossico.
quello che fa meno male, anzi ti può dare un grande vantaggio. Queste comunque sono una rappresentazione semplice di tutte le forme di energia radiante, incluso purtroppo quelle frequenze, guardate che anche qui nota bene, cari colleghi medici, io parlo di frequenze, ma se sentite parlare di lunghezza d'onda, è esattamente la stessa roba, uno all'inverso dell'altro. Quindi non pensate che parliamo di due cose diverse. La lunghezza d'onda, sono misurate in metri o frazioni superiori o inferiori del metro. E l'altre sono invece frequenze. Quindi se parlo di lunghezze d'onde piccole vuol dire che parlo di frequenze altissime. Se parlo di frequenze di lunghezze d'onda lunghe vuol dire che parlo l'inverso. E allora, ecco qua, entriamo adesso nel vivo della vicenda, perché parlo di acqua, sì, acqua, aria. E ho voluto fare una bella rappresentazione qua. Parto dalla A. E che cosa ho voluto mettere? Ho voluto mettere una particella, ho messo un positivo, avrei potuto mettere negativo, era la stessa identica cosa. Poi ho messo un bel ponte radio, vedete? Quello lì emette frequenze e quelle frequenze lì creeranno movimento su quella particella. Sì o no? E certo, la particella è positiva o negativa, positiva. In questo caso, l'onda investe la particella e sposterà la particella. La particella potrei essere io, potreste essere voi, Noi siamo fatti di particelle, di particelle cariche, poi ve lo dimostrerò più volte quando parlo dell'altra parte, nelle 2 ore successive. E poi vedete che lo strumento misura e poi dopo nella figura B vi ho fatto vedere che la particella B si sposta e nella immagine C vi ho fatto vedere due cariche soggette a un campo elettromagnetico generato dalla mia antenna. E cos'è che ho visto? Ho visto che le particelle vengono spostate in su, in giù, in su, in giù e creano, guardate lo strumento là, creano continuamente un'oscillazione. Ho creato sostanzialmente un campo elettrico oscillante, che è quello che potrà comportare situazioni pericolose per il nostro corpo umano. E adesso mi avvicino ad una cosa meravigliosa. Perché è meravigliosa? Perché questo poi vi complicherò la vita, perché vi farò vedere qualcosa di interessante. Guardate, nella provetta A c'è acqua, ma c'è un campione di DNA. Amici e colleghi medici biologi, guarda un po' cosa faccio. E poi ho preso la provetta B. E nella provetta B ci ho messo dell'acqua pura. Qui non c'è dentro niente, è acqua pura, senza niente. In quel momento lì le due provette sono molto ben separate. Quindi ho fatto il campione col DNA nell'A e
e ho preso la B che ho tenuto bella tranquilla a distanza. E poi che cosa ho fatto? Poi ho voluto illustrare un fenomeno. Ho preso la provetta A, qui i miei colleghi medici, i miei colleghi che fanno ricerca, i miei colleghi delle università dovrebbero tenere presente questo disegnino che io ho voluto rappresentare. Adesso io ho messo la provetta A vicino alla provetta B e poi ho fatto un po' di serpentelli che rappresentano vi faccio quasi lo spelling nel pronunciare quello che vado a pronunciare. Ho messo un disegno di serpentelli che rappresentano il campo elettromagnetico. Mi fermo. Generato dal DNA della provetta A. Adesso vado a prendere una bella roba che poi vi farò vedere con dovizia di particolari, se non perdo la voce, nella seconda lezione che farò. Guarda un po', guarda un po', filo, eccolo, quello che avevo usato prima. Adesso l'ho fatto diventare così, questo filo, guarda. E che hai fatto? Ho fatto una specie di elica, va, no, l'ho girato, adesso questo che si chiama bobina, guarda un po', lo tiro così, va, va, va. Ma non ti sembra una roba, se ne facessi due, uno parallelo all'altro, non ti sembra una roba che assomiglia al DNA, questa roba qua? Sì, questa è un'elica, ne ho fatta una sola, perché non sapevo come fare a tenere l'altra elica in mano per farvi vedere. Faccio doppia elica. Questo è il DNA. E poi perché ci hai messo i serpentelli rossi? E perché questo DNA, e ve lo dimostro dopo, è un circuito oscillante. Il DNA vostro, il DNA presente nelle vostre cellule, è un circuito oscillante, ovvero se io te lo tiro, divento un'antenna, una bobina è un'antenna, è un circuito oscillante, è un'antenna. E cosa vuoi dire? Un'antenna che emette campo elettromagnetico. Sembra quasi che lo Spaggiari abbia delle fissazioni. Arriva sempre lì, arriva sempre a rompere le tasche col campo elettromagnetico. Sì, le devo rompere le tasche, perché i medici questi concetti li ignorano totalmente, totalmente. Ma questi concetti sono fondamentali per spiegare tutte le cose che avvengono nel corpo umano. Giorgio Terziani all'inizio ha detto non possiamo considerare il corpo come un insieme di organi, eccetera, se non teniamo conto delle onde. Generate da chi? Generate da chi? Da noi stessi. Da noi stessi. Noi siamo dei generatori di onde elettromagnetiche. E il nostro DNA è il circuito oscillante di base del nostro campo elettromagnetico. E allora, secondo voi, perché
Perché mi sono sbizzarrito a fare questa robina qua? Mi sono sbizzarrito perché volevo ragionare con voi, visto che nella provetta B non c'è niente se non dell'acqua pura, ovvero dell'acqua distillata che non c'ha dentro proprio niente, perché se io prendo l'acqua del rubinetto uno può dire: e dai, c'hai dentro però dei sali, c'hai dentro delle porcherie, e quindi chiaramente potrebbero anche loro magari generare. Ma se è pura, se è distillata, se è bidistillata, è più pura di così, è acqua proprio che non ha dentro niente. Bene, e io ce la metto lì vicino. Quindi il campo elettromagnetico prodotto dal mio DNA, dal DNA che ho voluto mettere lì, va in qualche modo a irradiare l'acqua della provetta B. E vabbè, sì, posso, come dire, posso intuirlo, che dalla provetta A partano campi elettromagnetici che irradiano la B e quindi possano trasferire informazioni alla provetta B. Sì, perché? E perché ritorno alla fase iniziale del mio discorso, quando ho parlato di domini di coerenza, quando vi ho fatto ragionare su come in questo bicchiere ci siamo posti il problema di dire: ma le molecole di acqua come cacchio si vanno a collegarsi tra di loro? Perché adesso devo bere perché sono per veloce. Come fanno? Evidente che se io irradio quest'acqua qui, in qualche modo, in qualunque modo, quest'acqua può venire sensibilizzata dalla sorgente radiante. È ovvio. E come fa, ovvio? E vuol dire che ti cambia gli assetti, il comportamento delle molecole d'acqua. Certo, può cambiare i domini di coerenza, quelli che vi ho fatto vedere quando vi avevo detto: oh, attenzione, che ci possono essere degli H2O liberi che girano intorno al dominio di coerenza a causa del fatto che io lo irradio, che io ci metto della luce, che io ci metto una calamita, che io ci metto quello che volete voi, un DNA, cambia. Bene, allora andiamo a vedere. Andiamo a vedere, ecco qua. Che cosa succede qua? Ho preso la provetta B. Sì, eccola là. C'era solo acqua. C'è solo acqua. Ci metto dentro in un bicchiere del materiale precursore del DNA. Beh, adesso ci verso l'acqua. E cosa vedo? Cosa vedo? Devo rimettere gli occhiali, forse. Forse sto avendo delle allucinazioni. No, non ce li ho. No, ci vedo benissimo. Ma cos'è successo? Che si è formato un nuovo DNA che è risultato identico al campione. Ma questa cos'è? Ma questa sarà stregoneria. Non può essere. No, no, non può essere. Ma allora a questo punto dico: ma il mio amico Montagnier,
Il mio amico Montagnier, che ha fatto? È stato criticato, eh? Badate, è stato criticato. Continua a essere criticato. Ma ricordo a tutti voi che Montagnier ha preso il Nobel. È uno che sa la medicina in una maniera meravigliosa. È quello che ha preso il Nobel sugli studi dell'AIDS. E quello lì, che è un medico classico come sono io, è passato tutto di qua. E che cosa ha fatto? Ha fatto un qualcosa che adesso vi racconto, così comincerete a essere totalmente sintonizzati sulla parte seconda sulla quale io parlerò. Dell'S Drive. Vi sto preparando. Perché che ha fatto Montagnier? Criticato, quasi messo al bando. Ma lui arriva dalla scienza, eh? Eccolo qua, cosa ha fatto? Ha fatto una cosa un po' diversa lui, un po' diversa. Ma siamo qui, siamo qui. Ha preso una provetta e ha messo una parte di DNA nella provetta A. Poi che ha fatto? Ha messo un filo avvolto intorno alla provetta A. Vedete il filo avvolto? Tipo questo, tanto per dire. Ha preso un filo, l'ha girato intorno alla provetta e ha collegato, sostanzialmente ha realizzato una bobina. Un filo avvolto, ricordatevi che si chiama bobina. Va bene, d'accordo. Fin qui. Poi ha messo all'estremità di questa bobina, quindi di questo filo avvolto, ha messo un oscilloscopio. Che cos'è un oscilloscopio? In una delle tante lezioni che ho fatto, vi ho fatto un esperimento facendovi vedere un oscilloscopio. E cos'è un oscilloscopio per le persone che non erano presenti o non si ricordano? Non è altro che una specie di televisore con un bello schermo quadrato, rettangolare, molti sono circolari, e a questo punto ha visto se all'estremità di questa bobina uscisse qualcosa. E secondo voi cosa poteva uscire? Niente. La bobina non è alimentata, non c'è corrente, non c'è tensione applicata, quindi niente. No. Niente no. Il mio amico Montagnier ha messo nella provetta A acqua. E guarda caso ha visto che aggiungendo acqua si è verificato sull'oscilloscopio la nascita di un segnale. Guardate un po' il mio dito che fa, è un segnale tipo serpentello, ovvero cos'è quel segnale tipo serpentello? Campo elettromagnetico. Cosa? Variando la quantità di acqua che ha messo nel campioncino di DNA, ha trovato in uscita della bobina che avvolgeva la provetta A, ha trovato un segnale elettromagnetico. Oh bella! E che ha fatto? Ha memorizzato quel segnale lì, ma anche qui ve lo spiegherò bene dopo, ma comunque ve lo butto lì per quelli che magari non seguiranno anche l'altra parte della lezione. È un segnale così, può essere rappresentato dalla successione di punti. Un segnale così che continua a essere come il mio dito fa.
si chiama segnale analogico, ovvero è un segnale che continua a oscillare così. Bene, un computer non è in grado, di captare nella sua memoria segnali analogici, ma abbiamo il solito trucco. Noi fisici, noi matematici, noi informatici abbiamo trucchi infiniti. Abbiamo preso questa funzione continua, questo è il termine giusto, del segnale elettromagnetico, l'abbiamo trasferito, rappresentato in successioni di punti. Guardate il mio dito adesso che continua a fare dei punti esattamente sull'immagine del segnale continuo. E a questo punto cosa ha fatto? Quello è passato da segnale analogico in segnale digitale, quindi il digitale, quando voi sentite parlare che il computer è in grado solo di recepire informazioni di tipo digitale, sappiate che noi dobbiamo commutare una qualunque immagine in successioni di punti. Bene, allora l'ho memorizzato. Questo segnale in continua trasformato in analogico l'ho messo nella memoria di un calcolatore e poi che ho fatto? Ha mandato da Parigi, dove lui ha fatto questo primo esperimento, l'ha mandato via internet a Salerno. Dove? Salerno. Università di Fisica di Salerno. Dal mio amico professor Vitiello. Dico nomi e cognomi così almeno sapete tutto. Beh, è lì che ha fatto Vitiello. Vitiello ha ricevuto la telefonata da Montagnier e dice: "Senti carissimo, guarda che ti ho appena mandato al tuo indirizzo email il segnale digitalizzato che io ho ricavato attraverso l'emissione di un campione di DNA che ho appena testato. Beh, tu che cosa devi fare? Prendi il tuo computer, estrai il segnale, o è uguale all'S drive, è identico, eh? Estrai il tuo segnale, fai una cosa, fatti una bobina, te la qua, fatti una bobina, metti dentro nel centro della bobina una provetta. Metti dentro nella provetta gli elementi costituenti del DNA. Bene. E che faccio? Mettici dentro dell'acqua. Attacca il tuo computer alla bobina. E che cosa si è visto? La formazione, vedi ultima immagine sotto, la formazione del DNA di partenza da Parigi. Anche qui io rimango senza parole, anche qui. Ma no, non è vero, eh. Sto bluffando, sto bluffando. Io arrivo dalla fisica. Queste cose per me non sono fantascienza, sono scienza. Ma per poter far capire a noi colleghi medici, a noi biologi, a noi che ci occupiamo comunque di medicina, far capire fino in fondo, e lo dico, fino in fondo, concetti che obiettivamente mi metto nei panni degli altri che mi stanno ad ascoltare, sono concetti quasi incredibili, quasi frutto della fantasia, della fantascienza. Quindi io
Molto spesso quando mi confronto con alcuni colleghi che, universitari molto importanti, che sanno la medicina magari 100.000 volte meglio di quanto so io, ma mi confronto con loro e cerco di immedesimarmi nella loro testa, nella loro cultura. E io parlo e cerco di dimostrare, ma è evidente che c'è scetticismo, ma è evidente perché? Perché loro non possono avere le basi che ho io e che mi sono fatto io, perché ho dovuto studiare 4 anni di fisica. Quindi le mie basi sono qualcosa di solido, mentre se io faccio un racconto, come mi sforzo a fare anche questa volta con voi, sembra quasi un racconto, sembra quasi un romanzo. Qualcheduno mi dice, ma Giorgio, reciti, ma quale recito? Esprimo dei concetti che hanno delle basi pazzesche, solide, che ci hanno permesso di andare nello spazio, ci hanno permesso di scoprire cose che erano impensabili, ma sono date da basi, le cui basi non sono dovute all'immaginazione, sono dovute allo sviluppo di formule, di equazioni che sono veramente difficili, quindi io mi metto nella testa di un medico che mi critica. Mi metto. Ci sono i nostri amici che non giustificano, che non capiscono, che cercano di opporsi. Ma come fanno a opporsi? Come fanno? Non avendo le basi. E io un giorno, ragazzi, ve lo dico, un giorno, ve lo giuro sulla testa di mia figlia, vi faccio uno scherzo pazzesco, perché non vi farò un racconto. Non arrivo al romanzo, no. Arriverò che mi divertirò a fare degli sviluppi matematici. E sono convinto che voi cambierete subito. Spegnerete il computer, ve ne andrete da un'altra parte, ma io devo sfidare qualcheduno di grande. E sono anche convinto che quel qualcheduno di grande, non potendo seguire gli sviluppi matematici che io sono in grado di fare, dovrà dire che io parlo un altro linguaggio. Cosa che generalmente i medici, quando non vogliono accettare il confronto, dicono. Ma dobbiamo arrivare a trovare il denominatore comune, perché ho detto, noi, è un plurale maiestatis, quindi io che ho avuto la fortuna di arrivare da un indirizzo scientifico come la fisica ed immergermi poi in un'arte che è stata quella della medicina, non faccio fatica a far dialogare con un linguaggio comune l'emisfero destro e sinistro del mio cervello. Ma mi immedesimo, facendovi vedere questo ultimo esempio, avendovi parlato del mio amico Montagnier, mi immedesimo nello scetticismo di voi che a questo punto vi domandate, che chiaramente se quello che raccontiamo è una cosa seria o una cosa poco seria. Ma devo dire, e lo dico con molta cognizione di causa, che ancora oggi la medicina, non essendo una scienza, si basa sull'evidenza, cari colleghi, cari amici, si basa sull'evidenza.
Allora, l'evidenza vuol dire che io guardo, osservo e sulla base dell'osservazione mi faccio delle idee sempre più chiare. E allora io vi invito a guardare l'evidenza di queste immagini, ma vi dico che dietro queste immagini c'è un lavoro incredibile, c'è un lavoro profondo, c'è un lavoro in cui persone che io definisco scienziati, che arrivano dalla matematica, dall'informatica, dalla fisica, dall'ingegneria, e che sono riusciti a dare a noi medici degli strumenti che sono stati sviluppati grazie al fatto che noi abbiamo portato nel loro ambito alcune conoscenze, ma se non ci fossero stati loro, cari amici, non avremmo avuto i risultati che abbiamo oggi. Quindi capisco che è molto difficile accettare, comprendo l'atteggiamento di alcuni nostri amici che rimangono in una posizione di scetticismo e vorrebbero avere la possibilità di avere delle dimostrazioni, ma per capire le dimostrazioni dobbiamo dare delle basi che sono veramente basi complesse, difficili, forse per un medico anche inaccettabili. Ecco, con questo io vi saluto e vi rinvio alla prossima puntata tra poco sulla epigenetica S-Drive.